Allora, oggi siamo alla conferenza finale del progetto Life Granata, quindi giunge alla fine, diciamo, questo percorso durato 6 anni di questo progetto, finanziato nell'ambito del programma Life dell'Unione Europea e che aveva come obiettivo quello di migliorare lo stato di conservazione di 8 specie di uccelli, considerate di interesse conservazionistico a livello europeo, legate a questo habitat molto particolare che abbiamo in Prato Magno, che sono queste brughiere montane, questi arbusteti a dominanza di Erica scoparia, o scope come le chiamano localmente, che venivano utilizzate una volta per la produzione delle tradizionali granate. Con la dismissione, diciamo, di questo mestiere, con l'utilizzo poi di nuovi materiali, eccetera, tutto questo lavoro e quindi questa manutenzione che veniva fatta di questi ambienti è andata scomparendo e quindi questi ambienti adesso si stanno evolvendo verso il bosco, perdendo quelle che sono le loro specificità e la loro importanza da un punto di vista naturalistico. Il progetto ha agito sostanzialmente su due fronti, con l'obiettivo di arginare e invertire questa tendenza alla scomparsa di questo habitat. Da una parte siamo intervenuti su 172 ettari attraverso degli interventi di ripristino, decespugliamento, attraverso anche l'uso del fuoco prescritto. Dall'altra abbiamo cercato di ricostruire quella che era la filiera tradizionale di produzione delle granate, perché è l'unico strumento alla fine che potrà garantire una gestione duratura e sostenibile di questi ambienti. Quindi, sostanzialmente, volendo riassumere l'obiettivo del progetto, la natura del progetto, è che l'uomo non sempre necessariamente è in contrasto con la conservazione dell'ambiente e della biodiversità, ma con delle attività, certo sostenibili, può addirittura portare un miglioramento.